Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta salata con piselli, scamorze e gorgonzola. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 15 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta brisè, piselli, cipolla, olio evo, uova, acqua, vino bianco, parmigiano, scamorza, sale, pepe e gorgonzola. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la scamorza e la facciamo tritare per 5 secondi a velocità 5. Mettere da parte. Senza lavare il boccale, mettere la cipolla e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i piselli, il vino bianco, l'acqua, il sale, il pepe ed azionare il bimby con il cestello al posto del misurino per 20 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. I piselli sono cotti, togliere il liquido di cottura. Abbiamo bucherellato la pasta brisè con i rebbi di una forchetta, mettere i piselli, livellare bene. Sbattere le uova con una forchetta, versarle sui piselli. Mettere la scamorza, il gorgonzola ed il parmigiano. Chiudere i bordi. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 35-40 minuti. Torta salata con piselli, scamorza e gorgonzola. Grazie e alla prossima ricetta!